Eccoci qui con il fautore, il protagonista di questa nuova avventura sportiva e anche imprenditoriale in un certo senso per come l'ha impostata, Mauro Scopano di Terno Gas & Power. Beh sì, sicuramente il taglio che vogliamo dare è un taglio manageriale, quindi sicuramente abbiamo costituito questa società con questo piglio e vogliamo far sì che venga gestita nel miglior modo possibile. Quindi oggi diamo inizio a questo percorso che speriamo sia rispondente a tutte quelle che sono le aspettative, e sono tante. Io già ho avuto modo di confrontarmi con svincolati che erano magari si erano allontanati da questo sport purtroppo e che di fronte a un progetto di questo tipo si sono riavvicinati e quindi hanno dato massima disponibilità loro, lo staff tecnico, insomma c'è un bel clima, c'è molto entusiasmo e speriamo di riuscire a concretizzarlo nella maniera più opportuna. Anche in conferenza stampa è emerso il tema, ecco, ci sono anche altre squadre chiaramente di rugby all'Aquila, ricordiamo l'Aquila Rugby, ricordiamo la Paganica Rugby, poi certo. Il Cus L'Aquila, credo. Beh, ci sono diverse anime, sì, sicuramente tante altre anime, come può essere appunto la Rugby Experience, ecco, tante altre realtà, insomma, ecco. Quindi noi abbiamo un approccio, ripeto, inclusivo, quindi noi vogliamo portare avanti il nostro progetto nella maniera più chiara e trasparente possibile. Ripeto, è un progetto che prevede come unico obiettivo quello della sostenibilità, quindi dobbiamo fare in modo che ci sia un equilibrio nella gestione, perché poi a fronte di questo si può andare a impegnare la società sulla base di quelle che possono essere le anche risorse. Sul mercato negli anni prossimi. Esattamente. Ecco, partire intanto da una squadra che possa affrontare dignitosamente, lo ricordiamo, il campione di Serie C, giusto? Sì, si parte dalla categoria più bassa, anche questo è una scelta che abbiamo fatto di non forzare la mano con eventuali possibili iscrizioni a categorie superiori, perché l'unica cosa che non ci manca è il tempo, quindi partiamo da questo livello, anche se ovviamente bisognerà pazientare un pochino per tornare su eventualmente su palcoscenici più consoni a questa città, però ripeto, non abbiamo urgenza, dobbiamo costruire le cose in maniera solida, in maniera strutturata, in modo tale che nel momento in cui si va ad ottenere un risultato sportivo non si avranno problemi poi nella gestione di questo risultato. È nata una nuova realtà rugbistica all'Aquila, qual è il suo commento? Beh, sono contento e fiducioso, contento perché la società mi sembra ambiziosa, perché c'è un chiaro progetto di riportare il rugby al rango che merita, non con comunicazioni roboanti, ma con un percorso che avrà diciamo i suoi tempi. Sono fiducioso perché si basa sull'iniziativa di un gruppo di imprenditori e professionisti autorevoli, qualificati, solidi, e quindi non si tratta certamente di una di un salto nel buio o di qualche avventuriero che come pure in passato ne abbiamo avuto in giro per la città. Marco Molina, cosa rappresenta la nascita di una nuova compagine sportiva nel panorama del rugby abruzzese? Beh, sicuramente è una cosa positiva, quando si aggiunge una compagine, quando si aggiungono nuovi amici con cui giocare, sicuramente è positivo per tutto il movimento. Come dicevo prima, un movimento che sicuramente è vivo, ma che sicuramente sta soffrendo ed è in una fase abbastanza importante, perché ripartire dopo una pandemia come quella che c'è stata per uno sport di contatto non è cosa semplicissima. Adesso con le nuove norme vedremo come le società riusciranno a far fronte a tutto, ma sono convinto della grandissima forza di volontà da parte di tutti gli operatori del settore. Bernardino De Angelis, con quale spirito vi apprestate a dar vita a questa nuova società? Lo spirito è di servizio, vogliamo dirla così. Quando Mauro mi ha detto questo progetto non ci abbiamo pensato 3 secondi, forse è nel nostro DNA quello di mettersi a disposizione di questa città e far ricrescere adesso, se fosse possibile, proprio questa nostra attitudine,
quella del rugby, che è stato sempre un fiore all'occhiello anche della mia gioventù, anche se non ho mai giocato a rugby, però l'ho sempre avuto nel mio cuore.